Sulla piaga del gioco d'azzardo si può e si deve fare di più. Ne è convinto l'assessore all'ambiente e nuovi stili di vita Daniele Ialacqua, che con una nota inviata al sindaco a Corinti, ai componenti della giunta comunale con delega ai servizi sociali, commercio, bilancio e politico-culturali e alla polizia municipale, propone una campagna comunale contro il gioco d'azzardo. Secondo l'assessore, infatti, la recente emanazione dell'ordinanza sindacale sugli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro sarebbe un passo importante ma non sufficiente. Consapevoli che è crescente e per certi aspetti ulteriormente pericoloso il gioco d'azzardo online, che va contrastato con altre misure, dichiara Ialacqua, il comune può e deve fare la sua parte per contrastare la piaga sociale del gioco d'azzardo. Nello specifico, Ialacqua propone una delibera con la quale si azzera il costo dell'occupazione del suolo pubblico per i locali che si rifiutino di installare apparecchi di intrattenimento e di svago con vincite in denaro o dismettano quelli già in uso, ed eventuali ulteriori tagli ai tributi dovuti al comune per i locali che aderiscano alla campagna. Ialacqua informa inoltre che l'assessorato sta predisponendo vetrofanie con il marchio No Slot da distribuire ai locali che non hanno o che dismettono slot machine, mentre nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori incontri con associazioni, ASP ed enti al fine di mettere in rete le iniziative necessarie per il contrasto al gioco d'azzardo e al GAP, il gioco d'azzardo patologico, coinvolgendo anche il mondo della scuola.